Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi mi vedrete senza occhiali perché devo farvi vedere delle cose e siccome è già un orario abbastanza tardo della giornata, quindi non c'era luce, non c'era probabilità di farvi il video senza la ring light e quindi ho deciso di farvi il video senza occhiali. Non sarà, capitemi, perché già mi viene difficile, anche se ho il monitor da questo lato, però il fatto di essere messa a fuoco e non a fuoco è un pochettino particolare. Allora, perché vi faccio questo video, che adesso vi prenderò anche altre cose, volevo farvi vedere gli acquisti di Amazon che ho fatto in questo periodo, nel periodo tra il Black Friday e il mio compleanno. Ho preso svariate cose, tra cui la ring light di cui diciamo mi sto servendo adesso, perché mi fa questa luce pazzesca sugli occhi. E se metto gli occhiali ve ne accorgete subito. Queste, vedete, il riflesso della ring light è abbastanza grande perché ho preso la più grande che c'era e mi piace molto perché in base anche allo spazio che io ho, questa luce mi riflette tantissimo e l'adoro. Se il video ovviamente non viene bene, voi non lo vedete perché lo cancello in automatico. Ho preso altre cose su Amazon. La prima cosa che vi faccio vedere è questa, che è un olio che io utilizzerò per i capelli. Questo è un olio di ricino, sarebbe questo. Questo è un olio che molte ragazze utilizzano per fare gli impacchi ai capelli. Aiuta, dicono, perché ancora non l'ho utilizzato, dicono che aiuta anche alla crescita per i capelli. Viene anche utilizzato per le ciglia e per le sopracciglia. Se c'è una descrizione, conservare il luogo fresco, riparato, vabbè. Questo prodotto può contenere tracce di noci o altri allergeni. Qui non dice niente di specifico, però io l'ho visto utilizzare. Il nome non me lo ricordo, comunque credo che sia Yaya. Lei ne ha parlato benissimo di questo prodotto. Ora non mi ricordo se è proprio stata lei, comunque mi scuso se non è stata lei. E quindi mi ha messo molto curiosità anche perché col fatto della circolazione del sangue e tutto, bla bla bla, perdo molti capelli. Infatti, li ho dovuti ritagliare di nuovo. E sinceramente voglio farli allungare perché non mi ci vedo molto, nel senso che ho comprato svariate piastre che adesso vedrete e avendo i capelli corti molto spesso mi viene male utilizzarli e quindi mi serve per far allungare i capelli. Vi parlerò dopo per quanto riguarda le piastre perché in primis ho delle cose messe qua, tra cui i pennelli. Allora, questi sono tutti i pennelli della Essence che ho preso su Amazon. Io avevo fatto un ordine su Cosmetic for Less, ma avevo sbagliato qualcosa io perché poi la mia amica mi ha fatto capire che lo sbaglio era mio. Non avevo fatto il pagamento, invece io credevo di aver fatto il pagamento. Siccome una ragazza aveva messo che su Cosmetic for Less poteva fare anche il pagamento in contrassegno, quindi io avevo fatto il pagamento, ma non avevo visto che c'era scritto un bonifico, quindi io dovevo fare il bonifico al sito, così loro potevano mandarmi i prodotti che avevo scelto. E purtroppo non ci siamo capiti in questa cosa. Io ho aspettato 3 giorni, ho visto che non mi hanno mandato nessuna email e quindi li ho contattati. E loro mi hanno fatto notare questa cosa, ma io essendo negata per internet e tutto quello che ne viene, ho chiesto a lei e lei mi ha assicurato che lo sbaglio è stato mio, perché non avevo fatto il pagamento. Comunque, lei me l'ha cercati su Amazon e mi ha trovato tutti i pennelli che mi mancavano per quanto riguarda la Essence.
Io vi faccio vedere anche i pennelli che già possedevo, in caso poi vi metterò il link del rivenditore perché ancora li vende. Mi sono arrivate entro 2 settimane, ci ho messo 2 settimane, credo che vengano dalla Germania. Ve li faccio vedere anche se nell'altro video ve ne ho fatti vedere due, se non mi sbaglio. Questo che vi faccio vedere è Pocahontas. Ed è bellissimo. Allora, prima di tutto il packaging è bellissimo, nero. Vi ho fatto anche un video dove vi facevo vedere. Che stupendo! Vi facevo vedere anche il mio set più particolare, più bello per quanto riguarda il packaging. E avevo scelto anche proprio questo qui delle principesse. Allora, questo mi piace tantissimo perché ha il packaging, cioè il manico matte. Nero e poi qui in oro perché è oro normale, sì, oro giallo e mi piace tantissimo. Poi le scritte in oro mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Ve lo faccio vedere da vicino proprio con tutta la scritta. Che adesso c'è la ring light quindi le cose si vedono anche meglio. E mi piace anche che qui in fondo ha la sagoma della principessa in questione. E quindi questa è Pocahontas. Poi ho preso Rapunzel, che è un altro pennello, questo qua, ed è Rapunzel, ed è un highlighter. Nel pennello c'è anche scritto che cosa serve. Invece Pocahontas c'è scritto che è un flat contouring brush. Poi ho preso, ve le faccio vedere veloce, perché vi devo far vedere altre cose. Poi ho preso Tiana, che è uno smoothing brush, che sarebbe questo. Ed è uno smoothing brush. La scritta forse non si vede bene. Comunque, vi faccio vedere la forma del pennello e vi dico di chi è. Questo è di Jasmine ed è un A Blender Blush, quindi un blender, che sarebbe questo, un pennello da sfumatura. Un pennello da sfumatura, che io di questo, di Jasmine, ne ho presi due perché mi piacevano. Poi ho preso Belle, che è un Angel, no, quale Angel? È un Angel Creased Brush, quindi un pennello sempre da sfumatura però angolato. Non so se si riesce a vedere. Ecco, così si vede bene la sfumatura. E poi ho preso due di Ariel che sono un pennello di applicazione, quindi un pennello di eyeshadow brush e sarebbe questo. Questo è il pennello, quindi a forma di C, in poche parole. E sono degli ottimi pennelli. Io ancora non li ho lavati, però li ho controllati, i peli e tutto, ed era tutto, tutto, tutto perfetto. Quindi vi metterò il nome del venditore. Che minuto siamo? Vi metterò il nome del venditore così da controllare se vi piace qualcosa, contattarlo e acquistare i pennelli se non li avete presi. Allora, continuiamo. Per quanto riguarda i capelli, ho preso due ferri. Uno è quello che diciamo mi vedete qui, nel senso l'acconciatura, che l'ha fatti la mia amica, non l'ho fatti io perché non ci riesco. Ed è questo ferro. Allora, io la scatola ce l'ho nel bagno perché li ho fatti oggi. Qui sono dei segni perché la mia amica aveva dei guanti per quanto riguarda l'altro ferro, invece ha toccato questo e gli sono rimasti i puntini qua, ma il ferro funziona benissimo, mi ci trovo veramente benissimo. La macca è questa. È questa qua e devo dire che è ottimo. La presa è quella normale, questa qui normale. Devo dire che mi piace tantissimo. Allora, fa questi boccoli così proprio piccoli piccoli, adatti ai capelli corti, perché io sinceramente mi viene male a utilizzarla.
a utilizzare, diciamo, il ferro più grosso perché ho dovuto tagliare i capelli e quindi questo mi viene molto molto più utile. Il prezzo ve lo metterò giù nell'info box, però non costava nemmeno tanto e mi strapiace, cioè fa dei boccoli molto molto belli, si riscalda subito, ha il tasto on e off e poi ha il tasto più e meno solito. Il cavetto si rigira su se stesso ed è, cioè devo dire che è ottima, si riscalda subito, ma veramente subito. L'altra piastra che ferro piastra che ho comprato è di questa marca, della Dori Silk, ed è la piastra che si vede spesso, però ancora non l'ho utilizzata, nel senso che ho fatto una prova ma non ci sono riuscita e quindi mi sono fermata. Ah, il guanto che vi dicevo poco fa, perché anche l'altra piastra, cioè questo ferro viene mandato direttamente con il guanto che ce l'ho in bagno e anche questa piastra viene mandata direttamente con il guanto. La presa è sempre quella italiana, quella solita, e questa ha questa parte in silicone e questa è la piastra che di solito vedete nei video, specialmente su Instagram e su Facebook, ed è questo tipo di piastra che aprendola è così sagomata e ha anche i dentini. Quindi dovrebbe essere molto comodo fare, diciamo, il boccolo e fare attorcigliare i capelli. Allora, io l'ho provata così come fanno vedere nella parte dritta e non boccola, assolutamente li liscia. E quindi io credo che debbo girare la piastra e scendere, dovrebbe fare il boccolo. Vi farò sapere tra un paio di giorni perché sicuramente farò i capelli proprio apposito per farvi vedere questo tipo di piastra. Esce con le istruzioni e tutto, perché vedete, dovrebbe fare queste onde qua. Vediamo se ci riesco, poi vi farò un video. Se non ci riesco, se non vedete il video, vuol dire che non ci sono riuscita. Poi andiamo avanti. Allora, adesso vi faccio vedere un acquisto che è difficile che vedete, diciamo, nei miei video, perché non faccio video di pulizia di casa, eccetera, eccetera. Non mi piace, già sono negata io. Pensa che devo fare anche il video. Questo acquisto l'ho fatto perché io ho la casa divisa in due piani. Il primo piano è il piano notte, quindi c'è la stanza da letto e la stanzetta, che hanno un pavimento molto particolare. È un pavimento liscio e molto molto chiaro. Qualsiasi cosa sia a terra si nota in una, che so, anche tipo io che sono ciecata lo noto. Sto parlando dei miei capelli. Perché ovviamente nelle stanze non è che ci possa essere chissà che cosa. Io noto spesso i capelli. Se io lavo con lo straccio, noto che ci sono delle striature e noto anche il pavimento diverso, quindi tipo una parte è diversa, l'altra parte è diversa e mi dà fastidio. Quindi, tramite il consiglio di mia sorella, Loredana, mi ha consigliato di acquistare questa che sarebbe la lavapavimenti di Ariete, sì, Ariete, ed è una lavapavimenti ovviamente con acqua calda. Il manico si fa abbastanza lungo per me che sono abbastanza alta ed è a vapore. Si surriscalda veramente in un 2-3, come dice Fabiana, si surriscalda subito. Ed è in possesso di due panni. Io, ad esempio, con un panno faccio la stanzetta dei ragazzi, con un panno faccio la mia stanza. Mi ci trovo benissimo. Ovviamente, sapete, cioè, nelle stanze non è che dice fate qualche cosa, non è la stessa cosa della cucina o del bagno che ha bisogno, diciamo, di un lavaggio molto più frequente. La stanza da letto, e la stanzetta, diciamo, con un panno riesco a farla. Poi si mettono nella lavatrice e si lavano tranquillamente. Qui ci sono anche altri accessori per quanto riguarda, non so se si vede, qui ci sono altri accessori per quanto riguarda questo lavapavimenti, però devo dire che mi piace, è molto molto bella, è piccolina, poi la parte a punta, quindi viene bene anche diciamo utilizzarla nelle fessure,
ed è ottima, ottima davvero. Un'altra cosa che non vi faccio vedere nel senso materiale qui nelle mie mani, perché dietro di me sarebbe lo sfondo glitterato. Questa è una tovaglia che ho preso sempre su Amazon, tutto questo è su Amazon ovviamente. Questa tovaglia è una tovaglia veramente da tavolo, infatti non è molto grande, le misure poi ve le scrivo. Comunque, mi serviva per avere questo effetto abbastanza luminoso dietro. Poi dietro di me metterò anche una lampada così da riflettere il riflesso dietro. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se vi piace. Questa è costata sulle 25 euro, quindi non è costata poco. Però mi piace tanto perché come sfondo mi piace perché non ha tutte quelle cose che vedo in giro e che avevo prima e non mi piaceva. Poi se troverò, perché devo andare a comprare le tende per la stanza dei ragazzi, se troverò lo stesso modello più grande proprio a forma di tenda, la metterò direttamente qua perché qui dietro, cioè qui sopra, quello che vedete qua sopra, è proprio la tenda del salotto dove io sono. Questa invece, questa stoffa è stata attaccata con le pinzette e quindi preferirei proprio avere direttamente la tenda, quindi da spostarmi e non notare, diciamo, dove finisce e dove inizia la tenda. L'ultima cosa che vi faccio vedere qui, la colpa ovviamente è sempre di Giulia Cova, ho preso delle cose. Il pacchetto già l'avevo aperto, se non mi sbaglio, sì, da questo lato, no, da questo. Sì, da qualche lato l'avevo aperto. E si tratta di due pennelli della Real Techniques. Io, sapete tutti il mio amore spassionato per questa marca, perché acquisto pennelli della Real Techniques da quando riesco a capire che cosa servono i pennelli. E ho preso questi due pennelli. Uno è il Custom Chic, oddio, è difficile. Questo è un Control Your Brush e questo è un Control Your Coverage. Allora, ve li faccio vedere perché li esco e ve li faccio vedere perché li devo ancora lavare, perché sinceramente non li ho nemmeno lavati. Questi pennelli mi sono arrivati un paio di giorni fa, non li ho utilizzati perché li dovevo lavare e tutto, poi non ho avuto tempo. E sono i pennelli che sono retraibili, cioè che potete ritirarli, nel senso, ve li faccio vedere. Aspettate che... Allora, così il pennello ve lo portate in giro, non è, diciamo, non occupa tanto spazio, le setole non si rovinano e tutto. Poi, se vi serve un'applicazione maggiore, quindi un'applicazione abbastanza, come si dice, un'applicazione abbastanza forte, lo aprite dove c'è scritto Max. Poi abbiamo la parte media, quindi l'applicazione un po' media, e poi un'applicazione più ampia, più lieve, scusate, più lieve perché il pennello si è aperto tutto, quindi avete un'applicazione molto più lieve sul viso. A me strapiace tantissimo, io mi ci trovo benissimo con tutti i pennelli della Real Techniques, io ce l'ho di tutte le versioni, di tutte le salse, ci ho anche i set di pennelli qui e qui, quindi ho set dei pennelli, questi diciamo mi mancavano perché li posso anche portare in viaggio perché chiudendoli non si rovinano, non si toccano le setole e quindi sono ottime. E poi, diciamo, con solo due o tre pennelli potete fare un trucco abbastanza, cioè con un pennello potete riuscire a fare il trucco completo. Poi l'altro pennello è questo qui, che ve lo faccio vedere, ed è un coverage. Questo può essere utilizzato io. Se sbaglio qualche cosa, vedete il video di Giulia Cova e la spiegazione ce l'avete là. L'altro pennello è questo, che per quanto riguarda il fondotinta per le polveri anche, ma di più lei diceva per il fondotinta, quindi lo utilizzerò per il fondotinta. E la stessa cosa è questo, vedete, è piccolino, messo chiuso. Poi con l'apertura, diciamo, Max potete utilizzarlo anche come per mettere il correttore perché è molto denso, perché è fitto visto che è racchiuso. Poi alla parte media dove alzate tranquillamente potete mettere il fondotinta.
poi ha la parte più ampia dove potete applicare sempre il fondotinta abbastanza leggero da, diciamo, sfumarlo bene e avere una copertura media, non alta. Io adoro questi tipi di pennelli, mi strapiacciono tantissimo. Perché mi ci trovo bene con le Real Techniques. Qui hanno anche il numero, io ve lo dico, questo qua rosa è il 412 e questo qui arancione color salmone è il 221. Sono ottimi, sono anche touch, nel senso hanno non sono come questi qua, i vecchi, che hanno, diciamo, la parte lucida, ma questo è tipo, come vi posso dire? Tipo soft touch, come i pennelli di Essence, mi piacciono molto. Niente ragazzi, che dirvi? Ditemi ovviamente cosa ne pensate dei miei acquisti, se vi piacciono o non vi piacciono, cosa ne pensate, se avete acquistato le piastre e mi volete dare un consiglio per quanto riguarda la piastra o il ferro che sia, scrivetemi un commentino qua sotto, ditemi cosa ne pensate ovviamente dei capelli, se vi piacciono così mossi. E niente, che dirvi di più? Vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!